Buongiorno, buonasera cari visualizzatori di contenuti, eccoci arrivati alla puntata numero 20 dei consigli musicali. Siamo contenti perché era un po' che non li facevamo, cioè ci dispiace, noi consigli ci piacciono, vero? Baronessa, Sì. benvenuta! Oh, grazie Marchesa, stavo per dire, a me non mi No, presenti, adesso ti ormai prendo. sono la tua La mia coabitatrice dello coabitatrice. studiolo. Oggi si è preso nonona. Abbiamo il pupillone. Abbiamo un pupillone che è Michelangelo Roberto Jordi, Jordi. presenta ufficialmente il secondo brano dopo quello di luglio del nuovo disco che uscirà a gennaio, fine di gennaio, Esatto, insomma nell'anno nuovo, e per ci sarà anche un concerto a Milano dove andremo l'inverno. Assolutamente, noi sicuramente e saremo dove vi presenti. inviteremo, vi faremo un bel po' di battage pubblicitario. Assolutamente. Il pezzo che vi presentiamo oggi si chiama Il Soffio, giusto, Esatto, baronessa? sì. È molto bello, anche perché è corredato di questo video girato da Jordi stesso, che si è cimentato per la prima volta Esatto, nella regia. in regia. E devo dire che il ragazzo ha Il fatto un bel risultato lavoro, è ha notevole. confezionato un bel È la lavoro. dimostrazione che quando uno è creativo veramente, Esatto. riesce a usare gli strumenti anche in maniera un po' così improvvisata, ma che non è Esatto. improvvisata. Secondo me lui c'ha un'idea ben precisa dietro e si vede molto bene Ed è dalle la immagini. trasmette Sì, molto. il brano è inutile dirlo, è molto bello, ma a noi Jordi piace, devo dire che non c'è un pezzo suo che non mi piaccia, quindi. Infatti Esatto, allora, non siccome ci piace ci tutto. sembrava un po' ridicolo rifare un'intervista perché l'abbiamo fatta a luglio ed è stata piuttosto Esatto. esaustiva e poi è passato poco tempo, Esatto. però due paroline ci stavano bene, allora io via meglio ho chiesto di mandarci una pillolina audio Esatto, e quindi lui ce l'ha mandata. È ovviamente stato ci saluta veramente. e ci abbraccia Ci saluta e ci abbraccia, noi ci siamo contentissimi. No, Esatto. adesso al di là delle cretinerie, però è vero che è un artista che noi stimiamo molto, anche umanamente, perché è proprio una Sì, bella persona. vabbè. Diemo con molto orgoglio che noi vi presentiamo questa, insomma, diciamo, pillolina audio, questo messaggio che Esatto. lui dedica a A noi lui del e a tutto il blog. pubblico del blog, Esatto. che parla del suo brano e di come ha girato il video. Dopodiché sotto troverete come al solito il collegamento al brano col Esatto. video e giusto per una sorta di memoria storica vi rimettiamo il link al primo brano che abbiamo Pubblicizzato, pubblicizzato, esatto. pubblici la posso fare, È la pioggia. pubblicizzato, sì, l'umidità, pubblicizzato a luglio, Esatto, la grande che è fuga. La grande fuga, altro pezzo meraviglioso. Vi Esatto. anticipo che succederà qualcosa del genere per un altro duo che noi amiamo molto, ma ne parleremo a tempo debito. Esatto. Insomma, ci stanno arrivando un sacco di collaborazioni, cose Vabbè, e siamo un cantiere aperto, siamo un vero cantiere aperto. Sì, Marchesa? Tante idee. il blog sta diventando esattamente quello che il progetto voleva, cioè Esatto. un Noi le cose luogo, belle le trovano cose casa da belle, noi. le cose di qualità. Il blog sta diventando un crocevia di gente in gamba e noi Assolutamente. siamo molto contenti perché ovvio promuoviamo il nostro lavoro e devo dire che dalle vostre risposte ultimamente cominciamo proprio ad andare molto Esatto, e bene ringraziamo e per ringraziamo questo. tutti di Siete stati molto questo. carini. Godetevi la pillolina audio del Del nostro nostro meraviglioso pupillone. Jordi Sì. e poi ascoltatevi sia il soffio che La riascoltatevi grande la grande fuga. fuga e noi vi diamo appuntamento fra più o meno, non sappiamo, più o meno 15 giorni, Perché le programmazioni ma adesso sono dipende un po' dalle modificate. prove, siamo un po' Esatto. in una fase di programmazione un po' Però alterata. comunque ci siamo sempre, non vi Sì, ci siamo sempre e vi preoccupate. ringraziamo per l'accoglienza che avete dato Life from Mars, le Fumas. fotografie di Coco Max, quel servizio molto pensato, molto Esatto. difficile da fare e ci sta dando molte soddisfazioni, siamo strafelici, E vi grazie, ringraziamo per questo. grazie. Un bacione, ascoltatevi il Jordi e poi ascoltatevi i suoi pezzi. Un bacione grande. Alla prossima. Ciao! Ciao. Ciao a tutti, sono Roberto Michelangelo Jordi e qualcuno magari già mi conosce, insomma. Vorrei salutare in primo luogo la Marchesa e la Baronessina, ringraziarli per la stima che hanno nei miei riguardi e soprattutto tutti, anche tutti gli ascoltatori del blogger.
E io sono qui per presentarvi il mio singolo in uscita, che si chiama Il Soffio, che anticipa l'album completo che uscirà a gennaio per Egea. Dunque parlo un po' della canzone. Intanto mi fu mandato un provino di questa canzone 4 anni fa. Io ero ancora in produzione con gli Amanti di Magritte e rimasi particolarmente colpito dall'arrangiamento e dal testo, insomma, da quello che la canzone voleva raccontare. E questa necessità appunto dell'uomo di ricongiungersi con l'anima del mondo, no? Cioè una corrispondenza, parla proprio della corrispondenza tra il pensiero dell'umanità e l'anima del mondo. Un pensiero che poi io ho cercato, cioè, tradurre nelle immagini del videoclip, sempre che è uscita insieme al singolo in questi giorni. Racconto un po' l'esperienza strana che mi è capitata. Io dovevo girare il videoclip di questa canzone avendo preso accordi con un regista tunisino, il quale 3 giorni prima della partenza mi dà buca, per cui io, insomma, non sapendo come fare, sono testardo, dico vabbè, insomma, mi ha dato buca, mi prendo il mio iPhone, mi compro un cavalletto e mi faccio le prese da solo. Non sapevo veramente da dove iniziare, non avevo alcuna idea, non avevo mai fatto una cosa del genere, soprattutto anche montare un videoclip, fare post-produzione, quindi è stata una bellissima esperienza, ma anche molto molto faticosa. Per cui parto, vado al sud della Tunisia, vedo questi luoghi meravigliosi e inizio a fare delle riprese, monto il cavalletto e mi riprendo da solo, faccio delle passeggiate, insomma, vado un po' avanti, un po' indietro, mi metto fermo, apro le braccia, insomma, poi vedrete. Non avendo alcuna, per nulla, alcuna idea di quello che volevo parlare, insomma, la sceneggiatura, il soggetto, chiamiamola così, mi è venuto un po' per volta, no? Sono tornato a Napoli, poi ho pensato, dico, oddio, parlo veramente, cerchiamo di tradurre questo pensiero, quello che racconta il testo proprio in immagini. E ho chiamato 4 ragazzi che rappresentano i 4 elementi della natura, mi ho portati a casa mia, abbiamo montato un piccolo set con le luci da diciamo da scrivania, ventilatore, no? Delle robe assurde. E quindi ho integrato le immagini, insomma, della un po' alla Malik, no? Magari, insomma, della natura, con queste facce un po' ambigue che spuntano quasi dal vuoto dell'universo, no? Che rappresentano i 4 elementi. Però alla fine ho fatto io il playback e lì è stato veramente uno sfacelo, perché non avevo nemmeno come guardarmi, nel senso che andavo a occhio, diciamo, dicevo vabbè, adesso l'obiettivo dovrebbe stare in quel punto lì, quindi la faccio la metto lì, quindi è stato veramente un faticosissimo. E non è finita qui, perché poi sono passato alla fase montaggio, dico come lo faccio sto montaggio, ho scaricato dei software vari, alla fine ho capito che quello, insomma, più adatto a me era Final Cut, e quindi l'ho montato da solo, l'ho post prodotto da solo, quindi sono orgogliosissimo di aver fatto questo, perché era forse un mio sogno nel cassetto realizzare, insomma, un video, insomma, un piccolo film, perché questo è il mio piccolo film. Spero che continuate a seguirmi, e soprattutto spero che riuscirete a venire intanto a Milano al mio concerto di presentazione, che penso sarà sul fine dell'inverno, e magari a comprare anche il disco. Vi saluto veramente tanto, vi adoro, un bacio, un abbraccio speciale alla Marchesa e alla Baronessina, il vostro Conte Giordi. Ciao.